via. Io ritorno su questo discorso culturale, nel senso che lo sapete bene, magari ve lo ridico, ma è un tema culturale, cioè la legge sicuramente sarà importantissima per la portata avanti, però la legge, però qua faccio un po' memoria del passato, perché anche i miei capelli bianchi dimostrano una certa età. Mi ricordo che in Italia fino alla fine degli anni 60 esisteva il delitto d'onore, cioè l'uomo che uccideva la donna per motivi passionali d'onore aveva un forte sconto di pena. Quindi questa cosa è cambiata, non c'è più, però non ha risolto il problema, perché se ancora parliamo in Italia di femminicidio, e purtroppo le cronache sono continuamente in questo senso, vuol dire che sono passati 40 anni, forse di più, 40 anni sicuri, e questa cosa non è stata completamente debellata. Quindi lo stesso vale per questi problemi sulla legge contro l'omotrans. Quindi la legge contro l'omotransfobia non può essere altro che un tassello in un grande puzzle nazionale. Quindi la cosa non finisce come non inizia con questa cosa qua. Però lo dico anche come forma di speranza, perché comunque di diritto d'onore in quell'accezione dell'epoca, quindi di eventuale tradimento eccetera, non se ne parla più in maniera così esplicita, però credo che ancora sia forse ridotto per altri di questo aspetto, però comunque ancora presente, quindi niente, era solo questo commento qui. Poi l'ultimissima cosa è che mi trovo veramente personalmente sotto imbarazzo a trovarmi qua dietro il balcone, cioè in questa giornata forse sto percependo più precisamente che la responsabilità di stare in Parlamento per noi è veramente grossa, cioè mi sentivo più mio agio lì agli altri. Però questo appunto, forse vi ripeto ancora, su questo non, veramente non lasciateci soli e dateci in via. Allora, Alessandro Alvarez, presidente del collettivo universitario Pavese Universi Gay. Voglio prima di tutto raccontare la mia storia come associazione. Universi Gay nasce un anno e mezzo fa all'interno dell'Ateneo di Pavia. La nostra nascita non è stata un parto facile, anzi direi invece stare gemellare, perché siamo stati all'inizio molto ostacolati dalla politica dell'università, dalla burocrazia, ma non solo questo, siamo stati bloccati anche a livello appunto di pregiudizi, nel senso che abbiamo avuto a che fare con parole omofobe nei nostri volantini, abbiamo avuto parole di pregiudizio da parte di rappresentanti dell'università, quindi persone che lavorano a contatto con gli studenti, ma anche rappresentanti di studenti che ci hanno rivolto parole omofobe molto 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 forti, per le quali stiamo combattendo tutt'oggi per cambiare questa situazione all'interno dell'università. Quindi la mia domanda è: cosa avete intenzione di fare per quanto riguarda l'educazione contro il bullismo, l'omofobia all'interno delle scuole, anche all'interno dell'università? Perché penso che la cosa importante in queste situazioni sia proprio educare le persone a capirci e ad accettarci. Quindi voglio chiedervi cosa avete intenzione di fare. Veramente importante quello che dici tu sul fare formazione, perché sicuramente è un processo lungo, ci vorrà del tempo, però come diceva anche Laura, già in Piemonte sono stati organizzati diversi incontri, hanno puntato molto anche sulla parte formativa e sul fare cultura su questa cosa. Sicuramente ci impegneremo anche noi, già lo stiamo facendo, anche oggi credo che sia una testimonianza, per portarla avanti come dici tu, anche e soprattutto tra i più giovani e nelle scuole sarà fondamentale. Sì, a Pavia hanno introdotto la possibilità per i transessuali di inserire nel libretto il nome? Purtroppo non ancora, non è stata ancora inserita questa alternativa, ma con Universi Gay e personalmente voglio prendermi questo impegno magari negli anni successivi per rendere questa situazione possibile. Cioè, nel senso, è un progetto che teniamo, al quale teniamo molto e vogliamo portare avanti, anche perché ci sembra davvero una scelta appunto per educare le persone alla diversità. Te l'ho chiesto perché all'Università di Torino c'è questa possibilità e sicuramente può essere un modo per introdurre. Sì, assolutamente, cioè, nel senso, essendo Pavia comunque un centro
piccolo rispetto ad altri atenei, bisogna ancora lottare molto appunto con l'educazione delle persone, perché appunto ci troviamo sempre nella situazione di dover arrivare al litigio per ottenere quello che vogliamo. Quindi io personalmente, come presidente di Universi Gay, mi prendo questa, come dire, questa possibilità di portare avanti questo tipo di progetto. Flavio Romano, Marco Giunta della Segreteria Nazionale di Arcigay. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie ovviamente anche a Giuseppe Arcigay Pavia per aver organizzato l'incontro. Io volevo fare una domanda molto specifica ai candidati a Camera e Senato. Una domanda articolata in tre punti, ovvero le proposte di legge che voi presenterete sono proposte molto interessanti, molto concrete. È ovvio che per passare non devono essere approvate solo dal Movimento, ma devono essere approvate da tutto il Parlamento. Quindi vi chiedo se voi sarete disposti a lavorare in maniera trasversale con gli altri partiti portando avanti queste proposte. La seconda domanda è se voi considerate queste proposte come non negoziabili. Sicuramente nella prossima legislatura vi verrà chiesto, penso anche molte volte, di fare dei voti, non dico di scambio, ma comunque all'interno magari di situazioni importanti, di avere l'appoggio anche del Movimento. E quindi questi saranno dei paletti che verranno messi per dare voto di scambio agli altri partiti. L'ultima domanda riguarda invece il lavoro all'interno delle commissioni, perché ogni proposta di legge deve essere portata in commissione, discussa e poi liberata per la Camera. Ecco, quando vengono bloccate queste proposte in commissione, quando ricevono un parere negativo all'interno delle commissioni, le proposte dai partiti in minoranza hanno una piccola quota per scegliere una proposta di legge da portare poi comunque in discussione in Parlamento. Queste sono delle proposte di legge che voi considerate parte di quella quota di minoranza all'interno della discussione? Queste sono le nostre tre domande. Grazie. Questa domanda a me personalmente fa molto piacere, perché spesso i giornalisti ci chiedono quanto sono negoziabili le nostre proposte. Non sono negoziabili. Questa frase è veramente facile, però io spiego sempre che oggi non siamo in un momento e non saremmo mai dovuti essere in un momento in cui sia i diritti che quello che vai a decidere in Parlamento non è davvero negoziabile, che sia un testo di legge sui diritti, che sia un testo di legge sulla tassazione, che sia qualunque testo di legge oggi non è negoziabile, perché siamo stanchi, perché, cioè, lo dico non da populista e finta politica, non è possibile negoziare nulla. È chiaro che magari alcuni italiani faranno fatica a capire questo, no? Quindi magari voteranno soliti, quelli che invece le negoziazioni le fanno e quelli che puntano a 100 per ottenere 50. Io ci tengo a dire che io nella vita punto a 100 per ottenere 50 di solito, e in questo caso non potrà essere così, bisogna puntare a 150 e ottenere 100. E quello che tu dicevi, per cui spesso ti scambi, io ho visto 3 anni Davide Bono in Regione Piemonte, quindi lo dico anche a voi che spero sarete lì a breve, è proprio la cassa del potere, logora, perché intanto bisogna dire subito no, perché loro ci provano e ci proveranno anche con noi. Io ho l'esperienza di una regione in cui delle volte ti dicono: guarda, allora facciamo passare questo testo, ti metto l'articolo 3, comma 1, quello che piace a te, tu votami l'impianto. Allora, liberissimo di votare positivamente l'articolo in cui l'assessore mi concede il diritto di mettere una proposta del Movimento 5 Stelle, poi però la legge non verrà, cioè non passerà oltre, per cui la negoziazione è assolutamente in dubbio, non è un modo che confà al nostro modo di fare politica. Sulla questione della percentuale invece che dicevi da minoranza, ti dico, io non ne so niente, lo studierò, ma lo dico senza vergognarmene, nel senso non ero a conoscenza del fatto che ci fosse una percentuale di minoranza che può decidere. Quello che ti posso dire è che in tutti i temi intelligenti che gli dico
dica uno e li dica l'altro, li proponga uno e li proponga l'altro, saranno votati. Di certo il Movimento 5 Stelle non bloccherà una proposta di un altro partito che a noi si confà, per cui che sta nelle nostre corde, quando è proposta da un altro. Noi lo diciamo sempre, il Movimento 5 Stelle, se l'Italia fosse un paese normale, non ci sarebbe, non siamo nati per questo. Altre domande? Alzate le mani, se no non mi vedo. No. Scusa Flavio, devi dirci. Non ho domande, sono come dire una rassicurazione da fare al candidato al Senato e a tutti voi. Noi non vi molleremo. Perché è necessario, come dire, per quello che è a finire il risultato elettorale, sarà necessario un lavoro trasversale, un lavoro di congiungimento di varie forze, sarà necessario un lavoro di congiungimento di persone soprattutto, che vanno al di là dei partiti, che vanno al di là delle correnti, delle ideologie, quelle che sono rimaste, e degli interessi di coalizione e cose del genere. Sarà necessario unire tante persone di buona volontà delle parti, e noi contiamo di farlo e contiamo di farlo insieme a voi. Ecco, volevo dire questo, che intanto vi ringrazio per questa opportunità che ci avete dato, però volevo dire una cosa, che purtroppo in questi giorni si continua a dire che, dico il nome, Monti, nel suo programma politico ha detto che non si può occupare dei diritti delle persone LGBT perché noi siamo un paese sull'orlo di una crisi economica. Io vorrei che proprio fosse chiaro quello che ha detto la signora, perché non mi ricordo il nome, e ringrazio, che non si può parlare di niente se prima sulla base non c'è l'uguaglianza e la democrazia. Una battuta per Giuseppe che ci hai ospitato, per cui poi allora io vi ringrazio perché credo di aver dato un incontro partecipato. Io mi sono sentito cittadino in quanto gay nelle vostre parole. Oggi non abbiamo fatto endorsement per il Movimento 5 Stelle, oggi abbiamo fatto quello che credo dovrebbe fare l'associazionismo, endorsement per i propri diritti. Grazie.